Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Carlotta, oggi siamo nella splendida cornice di Trieste in compagnia di Michele Balbi, presidente di Teorema. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, prima di iniziare, domanda lecita è: dopo un anno di grande successo di Tilt, cos'è Tilt e com'è nato? Allora, Tilt nasce oramai un po' più di un anno fa per volontà nostra di Teorema e Area Science Park, che è cofondatore con noi, e abbiamo fin da subito coinvolto Microsoft, il Comune di Trieste, Regione del Friuli Venezia Giulia e l'Università. Tilt nasce con l'obiettivo di aiutare i giovani imprenditori del mondo del digitale a fare azienda. Quindi, dopo un anno, quali sono stati i risultati e i successi raggiunti? Allora, i risultati raggiunti, il primo anno è stato un anno di rodaggio. Abbiamo in qualche maniera capito cosa il mercato, il mondo dell'impresa necessitava, e quest'anno con la release 2, visto che siamo informatici, parliamo di release 2 di Tilt, abbiamo capito che dobbiamo trovare degli start-upper, dei giovani talenti che hanno necessità di fare azienda, che vogliono fare azienda, che hanno voglia di sognare e creare azienda, ma anche immediatamente riuscire a trovare delle aziende che vadano ad adottarli, in maniera tale da far capire loro come vanno a dialogare, come dialogano tra azienda appena nata e azienda strutturata. In questa maniera riusciamo a rendere monetizzabile immediatamente o nel giro di breve il loro progetto. Quali sono le difficoltà che può ritrovare una startup in Italia all'inizio, una neo startup? Allora, la prima cosa che viene in mente normalmente è la mancanza di denaro. Bene, le startup che operano nel mondo del digitale non hanno mancanza di denaro perché non hanno necessità di denaro. Fare startup nel mondo della tecnologia significa avere una scrivania, un computer e una buona idea e voglia di far sacrificio. La difficoltà sta proprio nel riuscire a far parlare la startup, il giovane imprenditore, con le imprese e riuscire ad andare a mercato raccontandosi bene, riuscendo a raccontare bene il proprio progetto. Tilt vuole far proprio questo, vuole essere un hub da cui riuscire ad attingere tutta una serie di servizi che possono essere la parte commerciale, la parte marketing, la finanza e controllo se serve, la tecnologia, ma anche la tecnica da utilizzare per mettere in pratica questa tecnologia. Teorema è nata 19 anni fa come una piccolissima realtà, adesso invece siete più di 100 e avete sedi non solo a Trieste ma anche a Milano e Padova, ma ovviamente Trieste rimane la principale. Quanto vi ha aiutato negli anni il comune e la regione a crescere? Allora, bellissima domanda. Beh, sicuramente oggi Teorema è un'azienda strutturata, è un'azienda di più di 120 persone, tre sedi, Trieste, Milano e Padova. Quest'anno abbiamo acquisito due locali, due edifici nuovi in centro a Trieste con più di 4.000 metri quadri, dove diventerà la nostra casa e diventerà anche la casa delle start-up, ma diventerà anche un centro tecnologico per far fruire alla cittadinanza della tecnologia e far capire che cosa significa tecnologia. Sicuramente la regione e Trieste, comunque tutto quello che è l'infrastruttura che è generata, che c'è all'interno di Friuli Venezia Giulia, è importante, perché Trieste e Regione sono in qualche maniera riconosciute. Vedi che Trieste in qualche maniera sta concorrendo per ESOF 2020, città della scienza. A tutti gli effetti la regione è una città della scienza. Lei ha anche una sede a Seattle. Abbiamo un punto di riferimento a Seattle, dove noi attingiamo informazioni sulla tecnologia. Non è una sede operativa, non è una sede di progetto, non è una sede commerciale, ma è semplicemente un punto dove noi riceviamo tutta una serie di informazioni sulla tecnologia che verrà e la mettiamo in pratica all'interno della nostra divisione Teolab. Grazie per la compagnia e al prossimo video. Ciao! Ciao!